come associazione programmata per illustrare che cosa vogliamo fare per il prossimo anno con un piccolo bilancio, diciamo, di quello che abbiamo fatto l'anno precedente, anche se poi in realtà il bilancio vero e proprio lo facciamo durante la bragiolata, cioè diciamo, l'evento in cui presentiamo la nuova edizione del libro Camorata, una storia durata 1000 anni. Quest'anno diciamo che è un anno particolare perché diciamo che abbiamo fatto abbastanza esperienza delle attività come associazione, nel senso che a differenza degli anni, degli altri anni che abbiamo fatto di campi internazionali di volontariato per rendere fruibili i ruderi di Camerata Vecchia, quest'anno diciamo che sollecitazione dell'iniziativa che abbiamo fatto l'altro anno, quindi con la professoressa Stassolla e Paolo, insomma, come dottorando, diciamo, in archeologia medievale. In sostanza abbiamo sperimentato appunto questa summer school, che è appunto una specie di scuola d'estate per studenti, in cui appunto, come dopo Paolo ci introdurrà, insomma, sono state fatte tante belle cosucce anche dal punto di vista tecnologico, tant'è che, come vedete, la scritta in inglese fa sì che questo studio poi verrà presentato anche in un convegno internazionale proprio per far intendere che quello che è stato fatto quest'anno a Camerata Vecchia c'ha uno spessore tecnico e di studio notevole e sicuramente di alta qualità. Ovviamente questo non è merito dell'associazione, però l'associazione dal punto di vista organizzativo, logistico, anche con qualche idea, insomma, che ogni tanto qua e là spruzza, sicuramente all'interno di questo discorso ha dato il suo contributo. Quindi, andando spedito alla riunione di oggi, darò la parola adesso a Paolo per illustrare appunto questo studio. Dopo chiamerò il sindaco a dire qualcosa in merito, diciamo, a questa attività e poi proseguiremo con gli altri punti dell'ordine del giorno che appunto riguardano che cosa vogliamo fare per il prossimo anno. E quindi, come avete visto, insomma, sul manifesto, insomma, nelle attività abbastanza impegnative, ma che pensiamo che comunque possano dare un contributo notevole allo sviluppo e alla conoscenza di questo paese, di questo territorio, per uno sviluppo comunque locale, sostenibile, ecosostenibile e che in qualche maniera ponga le premesse per un modello diverso di vita e di sviluppo. Perché poi queste cose che sembrano soltanto l'attività semplicemente culturale, in realtà per quanto ci riguarda, noi le vediamo all'interno di un'ottica globale di utilizzo in termini di racconto, di esperienza per i potenziali diciamo turisti, ma chiamiamoli viaggiatori lenti, che in questi territori appunto possono trovare appunto attraverso la conoscenza e l'approfondimento di queste problematiche un sicuro interesse. Noi diciamo questa cosa l'abbiamo conosciuta abbastanza bene attraverso l'esperienza che abbiamo avuto attraverso appunto l'accoglienza che abbiamo fatto come bed and breakfast o anche durante i campi in cui abbiamo accolto le persone che sono venute qua e che quando si sentivano raccontare queste storie che riguardavano Camerata Vecchia, tutto quello che c'era dietro, insomma, mostravano un grande interesse. E quindi noi pensiamo che questo racconto, questo modo di diciamo, raccontare questo paese, in realtà può essere un modo per prefigurare appunto un'economia anche differente, basata appunto sulla bellezza dei posti, sulla storia, sull'arte, sulla natura e insomma tutto quello che appunto è il turismo lento, diciamo,
legato appunto all'osservazione e non un semplice mordi e fuggi che possono essere appunto i turismi di massa che appunto hanno un'altra dinamica e che ci sono estranei. Detto questo, poi alla fine dei punti interverrà appunto Sante di Croce e illustrerà appunto la proposta di museo polifunzionale, che l'associazione ha elaborato e che intendiamo mettere a conoscenza di tutta la cittadinanza. Vabbè, quindi do la parola a Paolo e vediamo insomma che ci